Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e benvenuti in questo video in cui parleremo un po' rapidamente di quello che sono stati i BAFTA Video Games Awards di quest'anno. Allora, diciamo che allora, i BAFTA innanzitutto sono i British Academy Games Awards, che, cioè in realtà i BAFTA sono dei premi che vanno più in generale per il mondo dell'intrattenimento. Sono partiti con il mondo del cinema, ma noi andremo ad analizzare quello che sono stati i Video Games Awards per il 2017. Questo video è un pochettino in risposta al commento che ha fatto Video Games and Arts nel suo gruppo Steam, o comunque credo pure su Facebook, non mi ricordo dove l'ha postato di preciso, probabilmente l'ha postato dappertutto, vabbè, comunque. Al riguardo di quello che è stata la mia opinione su quello che sono stati i BAFTA quest'anno. Allora, partiamo tipo come abbiamo fatto con i Games Awards, Video Games Awards qualche mesetto fa, con l'analizzare nelle varie categorie chi ha vinto che cosa. Allora, partiamo per la prima categoria con gli Artistic Achievement, in cui avevamo come candidati Abzu, Dishonored 2, Inside, The Last Guardian, Uncharted 4 e Unravel. O Unravel, non so bene pronunciare l'inglese. In cui ha vinto Inside. A tal proposito, mi pare di ricordare che Video Games and Arts abbia commentato, cioè nel senso era meglio Abzu. Abzu è il best del best dell'arte in un videogioco. Per quanto riguarda quelli dell'ultimo anno, e mi sa che condivido in pieno questa opzione, nel senso che questa opinione. Nel senso che è vero, Inside artisticamente è molto molto potente, però ma è un filino in meno di quello che Abzu dà con l'ambientazione sottomarina. Proprio forse parto un po' prevenuto con il fatto che Inside l'atmosfera è molto cupa, mentre invece in Abzu l'ambiente sottomarino ha una presa più facile forse su di me. E quindi niente. Buona scelta Inside, l'avrei messo al secondo posto, però diciamo che ci sta. Cioè avrei preferito Abzu, ma non è un erroraccio, ecco. Audio Achievement, c'erano Battlefield 1, Doom, Inside, The Last Guardian, Red Infinite e Uncharted 4. Devo ammettere che The Last Guardian non ce l'ho presente come audio, cioè nel senso ne ho visto dei game footage, dei gameplay, ma non ho in mente l'audio. Faccio un po' un paragone quindi con quello che era il video games, quello che erano i Video Games Awards, in cui però The Last Guardian non era ancora candidato, dove aveva vinto Doom. Niente, cioè, boh, mi fido, mi sembra che gli altri abbiano tutti delle buone colonne sonore, ma boh, ecco, Inside non l'avrei fatto vincere, per esempio, di Audio Achievement. È vero che l'audio è molto importante in Inside, ma boh, cioè, nel senso, è un tipo di audio differente, forse, non da premio. Best Game erano candidati Firewatch, Inside, Overwatch, Stardew Valley, Titanfall 2 e Uncharted 4. Tra l'altro sono molto contento del fatto che fosse candidato Stardew Valley, che è un giocone secondo me, però molti giocatori non l'hanno considerato come giocone, però la critica e anche la stampa se ne è resa conto che era un giocone. Best Game vince Uncharted 4, che non lo so, nel senso che sì, è bello, forse i BAFTA non hanno voluto sbilanciarsi troppo. Nel senso che forse far vincere un indie come Best Game sarebbe stato un po' drastica come scelta, quindi sono andati verso Uncharted 4 per non fare qualcosa di più coraggioso. Però credo che fossi stato nei loro panni e avrei fatto la stessa scelta. Perché è davvero un premio molto molto importante e dallo Stardew Valley non me la sarei sentita. Nonostante io ami
quel gioco, non me la sarei sentita di darlo ad Inside, perché comunque non è che innovi particolarmente rispetto a Limbo, nonostante sia un gioco potentissimo e che io ho amato tantissimo, e non mi sarei sentito di darlo a Firewatch. Perché la storia è molto potente, le idee sono buone, ma non lo so. È vero che Uncharted 4 anche non è che sia l'innovazione del mondo, però boh, non tutti gli anni esce un The Witcher 3, quindi questo è quanto. British Game, che è il premio dedicato, diciamo, al gioco britannico dell'ultimo anno, che è stato più apprezzato. C'erano candidati Batman, Arkham, VR, Forza Horizon 3, No Man's Sky, Overcooked, Planet Coaster e Virginia. Parto con il fatto che non so perché hanno candidato No Man's Sky, che di Best British Game non ha proprio niente, c'ha cioè solo il British. Non ha niente di game, non ha niente di best soprattutto. Batman Arkham VR, boh. Forza Horizon 3 è molto 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 buono come gioco. Planet Coaster, cioè best British game, mi sembra un po' esagerato. Virginia forse non lo conosco abbastanza. Forse non lo conosco abbastanza, Virginia. Overcooked invece mi è sembrato un gioco molto frizzante, molto innovativo, molto bello, per cui non sono del tutto in disaccordo. Cioè, sono abbastanza d'accordo. Mentre invece Video Games and Arts si è schierato dicendo no, Overcooked come best British game. No. E invece io sono abbastanza d'accordo con Overcooked, che è davvero un bel gioco. E in più non è un AAA, che è comunque una bella cosa. Debut game. Allora, Firewatch, Overcooked, Oxenfree, The Dragon Cancer, The Witness e Virginia. E vince Firewatch. Sono contento. Non lo so, per me se la contendeva con The Witness. Però sì, ci può stare. Sarei stato molto indeciso effettivamente in questa sezione tra Firewatch e The Witness. Non avrei premiato Overcooked perché con degli altri competitor del genere, forse no. Oxenfree, boh, neanche. The Dragon Cancer di sicuro no. Ecco, se avessi dovuto scartarne uno è The Dragon Cancer. Perché è vero che la storia, cioè, è una storia vera, è molto emozionante, toccante, eccetera, eccetera, però cioè, non è che sia più così tanto un videogioco potente. Evolving Game. Allora, Destiny, Rise of Iron, Elite Dangerous Horizons, EVE Online, Final Fantasy XIV Online, Hitman, Rocket League. Rocket League. E condivido in pieno. Niente da dire. Rocket League. Family Game. Lego Star Wars The Force Awakens, Overcooked, The Playroom, VR, Pokémon Go, Ratchet & Clank, Toca Hair Saloon 3. Allora, a parte che non so cosa sia Toca Hair Saloon 3, ma né Ratchet & Clank né Pokémon Go li potrei considerare come un family game, cioè perché famiglia, cioè nel senso perché ci giocano grandi e piccini? Sì, ma non è, cioè, oh. Lego Star Wars ci sta già di più. Però secondo me in questo gioco, in questa categoria, stravince di brutto Overcooked, perché davvero è proprio una categoria che sembra pensata per Overcooked. Cioè, vince di brutto. Game design, Battlefield 1, Dishonored 2, Inside, Overwatch, Titanfall 2, The Witness. Ha vinto Inside. E devo dire che sì. Sì, sono d'accordo. Anche The Witness è molto potente come game design, perché davvero si vede che è mostruosamente ben studiato. Non capisco perché continuino a candidare Overwatch in qualsiasi cosa esista. Ma sì, Inside, bene. Game Innovation, Batman Arkham VR, Firewatch, Pokémon Go, The Dragon Cancer, Unseen Diplomacy, The Witness.
Non so quanto. Allora, ha vinto Red Dragon Cancer. Non so quanto sia effettivamente una game innovation. Boh, non lo so. Non lo so, ma non mi sento neanche di dire un game innovation per gli altri. Cioè, Firewatch che cosa ha innovato? Pokémon Go che cosa ha innovato? Cioè, The Witness che cosa ha innovato? Batman Arkham VR che cos'è? Solo perché in realtà virtuale? Boh. Non lo so. Non saprei più cosa dire, cioè, innovation in che senso? Mobile, The Banner Saga 2, Dawn of Titans, Deus Ex Go, Pokémon Sun e Pokémon Moon, Reigns. Allora, posto che Reigns è molto molto bello, ed è italiano tra l'altro, se non ricordo male, e secondo me il best mobile è per forza Pokémon Go. Nel senso che, vabbè, a parte The Banner Saga 2, che non è concepito particolarmente per mobile, cioè c'è stato portato anche per mobile, ma non è un gioco per mobile. Come Deus Ex Go, cioè, boh, è un giochino, ecco. Pokémon Sun e Pokémon Moon sono sempre dei giochi Pokémon, quindi che cosa hanno innovato, non lo so. Pokémon Go è, secondo me, è stato il fenomeno dell'anno, e che uno sia d'accordo, che uno si sia appassionato per Pokémon Go oppure no. Non può prescindere dal fatto che nel mobile ha regnato quello, cioè nel senso è stato l'anno di Pokémon Go e quindi il premio se lo merita. Che poi abbiano fatto delle bruttissime decisioni, che l'abbiano gestito malissimo è un conto, però ha spopolato e quindi non si poteva evitare. Multiplayer, allora Battlefield 1, Forza Horizon 3, Overcooked, Overwatch, Titanfall 2, Tom Clancy's Red Division. Vince Overwatch, e di questo allora applaudo perché questa è la. Allora, io non ce l'ho contro Overwatch, ma Overwatch può vincere il multiplayer, non può vincere un best game o un innovation o un best tutto quello che c'è nel mondo è Overwatch. È il miglior multiplayer dell'anno, ok, lui, fine, ciao, ok? Prenditi questo premio Overwatch e torna a casa. Music abbiamo Abzu, Doom, Inside, Last Guardian, Uncharted 4 e Virginia. Vince Virginia e sono d'accordo. Narrative. Allora, cerchiamo di andare un po' in veloce perché sennò qui non finiamo più. Dishonored 2, Firewatch, Inside, Mafia 3. Mafia 3 è stato candidato per un premio? Pare di sì. Oxenfree e Uncharted 4 vince Inside e sono contento. Nonostante, allora, effettivamente Video Games and Arts su questo punto ha portato un discorso effettivamente molto intelligente e che può far riflettere. Cioè, è peculiare che nel premio narrativa vinca un gioco che non racconta niente, non ci sono dialoghi, non c'è la storia, non è esplicitato niente, la storia è nella tua testa. E quindi, cioè, nel senso, come fa a essere candidato e vincere per la narrativa, per la storia? Cioè, che non ce l'ha. Cioè, non ce l'ha esplicitata. Però è forse per quello che hanno deciso di farlo vincere, perché nonostante non sia espressa, tu lo capisci. Cioè, no, non è che lo capisci, tu lo interpreti, tu lo interiorizzi. È una cosa molto più. Non lo so, è come. Avete presente quando vi fanno una battuta, che però non è una battuta, tipo che c'è quell'intesa, no? Tra due persone, per cui tu fai un riferimento a una cosa che entrambi è nota e quell'altro capisce e ride. No, è perché c'è una conoscenza in mezzo tra voi due, un detto non detto, non è come una barzelletta, ecco, in cui tutto viene svelato e tutte le cose vengono spiegate. Ma anche nel barzellette è più curioso, cioè è più simpatico che si intenda e non che venga detto, che venga spiegata. E allo stesso modo, in Inside, la potenza è quella proprio di esprimere questa storia senza esprimerla. Però lo fa. Cioè, non puoi dire che comunque Inside non ha una storia, non ha una trama. Non puoi dire qual è, però non puoi dire che non c'è. Perché c'è, è evidentissimo in qualsiasi momento del gioco.
E quindi secondo me è stato questo il ragionamento della giuria, e secondo me è stato questo il motivo che li ha spinti a sceglierlo. E mi ritengo abbastanza d'accordo con questo. Passiamo ad Original Property, in cui abbiamo Firewatch, Inside, The Last Guardian, Overwatch, Unravel e The Witness. Vince di nuovo Inside e... Erano tutti dei grandi contendenti per Original Property. Allora, a parte che non avrei messo Overwatch. Non avrei messo Overwatch. Forse neanche Unravel, che nonostante fosse puccioso e tutto, non è che fosse il mondo intero. Gli altri erano tutti molto forti contendenti. Sono d'accordo, ma sarei stato d'accordo anche con altre scelte. Performer Alex Hernandez come Lincoln Clay in Mafia 3, C.C. Jones come Delilah in Firewatch, Emily Rose nei panni di Elena Fisher in Uncharted 4, Navid Negabban cioè nei panni di Ajiaga videogioco 1979 Revolution Black Friday, Nolan North come Nathan Drake in Uncharted 4, Troy Baker come Sam Drake in Uncharted 4. Io sono molto contento che abbia vinto C.C. Jones come Delilah, perché effettivamente l'acting, il voice acting di Delilah è stato splendido. È uno dei migliori che abbia mai sentito. Non avrei fatto vincere Alex Hernandez. Non avrei fatto vincere Emily Rose per Elena Fisher. Purtroppo posso dire che non ho presente, cioè non ho mai giocato né visto il videogioco 1979 Revolution Black Friday, che tra l'altro è un videogioco indie di due esili iraniani che parla della rivoluzione del 79 in Iran. È un videogioco molto potente, che però purtroppo non ho avuto né l'occasione né il tempo di provare. E quindi non posso avere un'idea precisa su quanto sia stato bravo Navid Negabban. Per quanto riguarda invece i voice acting di Nathan Drake e Sam Drake, erano entrambi molto ben fatti. E quindi sarei stato d'accordo anche se avessero vinto loro. Poi c'è BAFTA wants to watch award in association with their To be digital. Questo non ho capito che premio è. Ha vinto Among the Stones, che tra l'altro non conosco. Gli altri erano Pentagrub e Rebound. Boh. Poi c'è AMD Esports Audience Award, che è un altro premio esterno, diciamo, quelli principali, dove erano candidati Clash Royale, Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, League of Legends, Overwatch e Street Fighter 5, e vince Clash Royale. Boh, penso che ci possa stare. Sì. Per eSports, forse eSports è un po' esagerato, avrei messo forse Overwatch. Però, boh, non lo so. Detto questo, io vi ringrazio per la visione. Questa è stata un po' la mia opinione su quelli che sono stati i vincitori di quest'anno dei BAFTA nella sezione dei Games Awards. E niente, vi ringrazio per la visione. Vi auguro una buona giornata. Lasciate un mi piace, un commento qui sotto. Iscrivetevi se non l'avete già fatto. Ciao, al prossimo video.